Floriana Secondi si vuole ritirare. Ilary Blasi delusa, non rispetti i patti. L'isola dei famosi. Floriana Secondi non accetta il risultato del televoto, me ne vado. Poco fa Ilary Blasi ha svelato il risultato del televoto. E stavolta ad aver perso è stata la coppia composta da Floriana Secondi ed Antonio Zecchila, i quali non l'hanno presa affatto bene. Difatti Floriana ha annunciato l'intenzione di voler abbandonare l'isola dei famosi seduta stante non accettando la possibilità di rimanere in gioco vivendo nella Playa Sgamada. Io non sono d'accordo, mi dispiace. Il pubblico penso sia sovrano e io voglio tornare a casa, anche perché a me non interessa più giocare. Ilary Blasi però le ha subito ricordato che queste sono le regole del gioco. Ilary Blasi delusa da Floriana Secondi all'Isola dei Famosi, non hai rispettato i patti. Floriana Secondi è però rimasta ferma sulle sue posizioni, continuando a dire di non essere interessata a continuare a fare questa avventura. Scusami, ma non pensavo di fare un'esperienza del genere. Ilary Blasi non ha mollato ricordando a Floriana Secondi, che prima di partire per l'Honduras hanno fatto un patto. Sono 2 anni che mi scrivi su Instagram. So quanto tu volevi fare questa esperienza. Ci siamo incontrate ed eri felice. Non me l'aspettavo da te. Abbiamo fatto un patto, ricordi? Successivamente la concorrente dell'Isola dei Famosi, Floriana Secondi, la quale è stata attaccata da Patrizia Groppelli a Mattino 5. La quale ha cercato subito di convincere Floriana Secondi a cambiare idea. Non è vero che il pubblico ti vuole fuori dall'isola? Il pubblico già sapeva che chi perdeva il televoto andava su Playa Sgamada. Magari ha voluto solo rompere questa coppia. Non c'è stato però niente da fare perché Floriana Secondi ha continuato a dire di voler abbandonare questa edizione dell'Isola dei Famosi, non mi interessa. Abbandonerà davvero? Antonio Zecchila arrabbiato con Jeremias, mi ha detto che non sono un uomo. Screzio tra Antonio Zecchila e Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi, la rabbia dell'attore. Nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022 c'è stato uno screzio tra Antonio Zecchila e Jeremias Rodriguez. L'attore dopo aver avuto modo di ascoltare delle clip si è arrabbiato con il fratello di Belen e Cecilia, affermando: io volevo fare un passo indietro. Siccome mi ha detto che non sono un uomo, a me dà molto fastidio ricevere lezioni di morale e di etica. Isola, Jeremias Rodriguez smentisce la versione di Antonio Zecchila, non è andata così. La tempesta che si è abbattuta in Honduras ha messo a dura prova i naufraghi dell'Isola dei Famosi, poiché si sono visti costretti a rifare la capanna. Nella puntata di questa sera è stata trasmessa una clip in cui Antonio Zecchila ha detto di essere finito al televoto a causa di Floriana. È stata la causa scatenante della mia nomination. L'attore però ha spostato il suo discorso sulla capanna, finendo per litigare con Jeremias Rodriguez. Quando mi hanno chiesto chi ha costruito la capanna, io ho riconosciuto Clemente e la moglie, ho detto sono stati i migliori. Quando ieri sera avevamo deciso chi doveva fare a turni, ho detto vado prima io quando volete mi svegliate, vero Clemente?
Il fratello di Belen e Cecilia ha smentito la versione dell'attore, non è andata così. Guarda di là va. Anche Gustavo Rodriguez ha rincarato la dose, lui racconta solo un pezzettino di questa storia perché abbiamo parlato tra tutti. Antonio ha ribadito, ho fatto un passo indietro, venendo interrotto da Ilary Blasi. Ho detto che Floriana è tra i due l'anello debole, che viene attaccata di più, volevo sapere il vostro punto di vista. Floriana ha prontamente sottolineato, non è così, non è vero Ilary. Antonio Zechil ha ripreso da Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi, ti stai tirando indietro. A questo punto Antonio Zechil è tornato a parlare del televoto che lo vede in sfida contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. C'è stato uno screzio tra Floriana e Nicolas, il problema vero è stata la costrizione della nostra cintura, se fossimo stati due uomini era diverso. Vladimir Luxuria ha ripreso Antonio. Nella clip hai detto che il motivo è da attribuire a Floriana. La confermi questa cosa? Adesso ti stai tirando indietro. L'attore che nella prima puntata è stato smascherato da Floriana, si è giustificato. Penso che tu non ascolti le parole, l'ultima nomination Nicolas l'ha fatta riferita a Floriana. A dire la sua ci ha pensato Nicolas. Dopo quel nostro screzio, anche brutto, il voto a me è stato spontaneo darlo ad Antonio e Floriana, con lei abbiamo chiarito. Ci siamo entrambi chiesti scusa, e da quel momento non abbiamo niente l'uno contro l'altro. Infine anche Floriana ha precisato, mi sono chiarita con tutti quanti, ho cercato di essere utile al gruppo, il reality inizia quando scendiamo qua.